conosciuto bene Trucco. Sì. Veniva sempre a casa di mia nonna, che mia nonna gli teneva conto i coperchi dei barattoli, quando si aprivano i barattoli, quei bidoni da 5-10 kg, no? Di conserve, roba del genere. Lui li conservava, faceva il coperchio dei tegami, lui faceva. Ma lo ricordo, era cieco da un occhio, aveva sempre. Ce l'ho in un ufficio, mi ha fatto il Grassieri, quella fotografia che la comprai da Grassieri. Lui aveva un paio di occhiali, tipo quelli che vanno in moto, perché, sai, avendo un occhio solo, se gli dava qualche briciolo di polvere nell'altro occhio, rimaneva cieco completamente. Allora, in uno aveva, negli occhiali aveva la lamiera. Avevi capito? Invece del vetro era la lamiera, non ci vedeva, era cieco, era come un occhio solo. E che tipo era? Era un tipo, diciamo così, burbero, nel senso che era piccoletto, che era alto così, era alto 1,30 m, 1,20 m, 1,30 m, sarà stato alto, hai capito? Era uno di quei soggetti che esistono quasi in tutti i paesi, un po' particolari, però una persona stimatissima, perché lui viveva il suo modestissimo lavoro, hai capito? Non per quello che è stato esaltato dalla grazia dell'Eden, no? Come lui era il famoso Mino dalla goccia di stagno, lui lo chiamava lei. Fucita. Tant'è vero che poi anche nella sua casa c'è una lapide, là che ricorda ancora gli incontri che ha avuto con la grazia dell'Eden. Passava nelle case e, capito, raccoglieva il paiolo, perché una volta usavano il paiolo da far da mangiare, che magari si faceva un buco e lui lo stagliava, lo chiudeva, gli vendeva, come dicevamo prima, il coperchio che ho fatto con la lamiera, capito? Facendo gli stiloretti qua, insomma. Riciclava un po' tutta la... Io sono stato uno dei venditori della zucca cotta nel centro di storia, attorno al centro storico. Ci vendeva, vendevamo la zucca cotta in estate, le zucche potevamo al forno e poi con la carriola giravamo. Io sono stato uno di quelli. E allora si vendeva la zucca, sai, al pomeriggio non è che. La zucca cotta era lessata o era cotta? No, cotta al forno. Ah. Io ne sono ancora goloso talmente, ne ho ancora anche adesso in casa. Io sono golosissimo di zucca cotta, perché la zucca cotta è un antibiotico naturale per l'intestino. Ancora stiamo perdendo questi valori basilari, invece sono cose che favolose, adesso siamo ritorno, anche da gente altolocata la vedi, c'è un ritorno, perché in fin di conti la natura ti dà tutto di tutto per vivere, sai, la natura, sotto tutti i punti di vista, sia per vivere che per curarti, hai capito? Perché il centro storico era pieno di attività artigianali, c'erano le sarte, le sartine, che ogni sarta aveva 5-6 ragazze che andavano a imparare a cucire. Una volta tutte le ragazze che avevano 12-13 anni, hai capito, appena potevano le mandavano a imparare il mestiere di tenere l'aglio in mano, di cucire. E quindi tutte queste sarte erano sempre, diciamo così, circondate da queste ragazzine, e a pomeriggio cosa vuoi, vendevi la zucca cotta, cosa vuoi mangiare? Quella lì, oppure un po' di castagnaccio, quando il periodo anche chi faceva il castagnaccio, e noi vendevamo la zucca cotta con la carriola. Hai capito? Si faceva il giro, si andava a comprare le zucche dai contadini, si pulivano, si portavano al forno. Dopo che avevano cotto il pane, mettevano dentro in questi padelloni, mettevano dentro le zucche cotte, e noi dopo il pomeriggio, alle 2:30, partivamo e facevamo il giro a venderlo. Hai capito questa attività? Adesso i giovani non hanno più bisogno di fare, sai? Era anche oltretutto un'occupazione, hai capito? Per non stare soltanto a creare dei problemi ai genitori di stare sulla strada, quindi era anche un aiuto, insomma. Oggi invece il benessere ha portato
diciamo così, abbiamo seppellito questi ricordi, che poi sono quei ricordi che ti aiutano molto nella vita, sai, questi qui, sono quei ricordi. Adesso io vedo dei ragazzi che hanno 30 anni, non ricordano più nemmeno gli anni della loro adolescenza, perché gli apre se c'è, cioè, là, hai capito? Non vedi, stanno, anche i giovani stessi stanno là fino alle 3 alle 4 del mattino, perché? Per bersi due birre, andarsi là alla mattina, mezzo ubriachi, perché sono, fanno le 4 alle 5, perché? Per bersi doveri, è vero o no? Io ricordo molto bene gli anni della mia adolescenza, della mia fanciullezza, la ricordo bene, perché le abbiamo pensato così, con niente, no? Io, per esempio, il ricordo di quelle cose naturali che non costavano niente, che ti hanno seguito per tutta la vita, il ricordo di che io vivevo con i nonni, questo mi hanno insegnato molto nella vita, mi hanno accompagnato e lo ricordo con tanto affetto ancora queste robe qua, no? Oggi, questi giovani di adesso, se ne ricordano gli anni da avere i nonni, perché non hanno mai, che gli anni, o se ne ha troppo, invece di venire 4 ne hanno 7 o 8, adesso questi nonni, no, io ricordo quando andavo a dormire dei miei nonni, dormivo nei materassi con le foglie di grano turco, pensa. E io ero piccolino allora, in pieno inverno, dove non c'era, all'infuori della cucina, che c'era una stufa in cucina e basta. Si andava a letto freddo, perché tanto il freddo usavo anche più di adesso. Però vedi, quelle cose lì mi sono rimaste come ricordo, no? Quando andavo nel letto del nonno, capito, in questi materassi, quando ti muovevi ti mangi in te tutte queste foglie di grano turco, perché una volta, che poi tutti gli anni le rinnovavano, perché quando andavano a spannocchiare portavano a casa le foglie più pulite e le rimettevano nel materasso, hai capito? Certamente queste cose qui, guardate, non potete nemmeno immaginarle. E poi non è che pensiamo di 2-3 secoli fa, parliamo di 50 anni fa, di 50-60 anni fa, no?